fratelli, leggere la lettera di Giacomo al capitolo primo. Dal verso 2 al verso 8. Così dice la parola del Signore. Fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Che se alcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rinfacciare, e gli sarà donata. Ma chiega con fede, senza star punto in dubbio, perché chi dubita è simile a un'onda di mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore, essendo un uomo di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Fin qui la parola del Signore. Abbiamo già considerato questo testo, quello che Giacomo scrive a coloro che vivono nella dispersione, no? Ha parlato delle prove e noi abbiamo già detto che la fede dei discepoli, la fede di coloro che sono chiamati dal Signore è messa alla prova, fa parte della disciplina cristiana. Le prove, dice Giacomo, possono essere svariate, di ogni genere, e nello stesso tempo queste prove possono essere anche improvvise. Possiamo imbatterci, ecco, in alcune prove, siano esse afflizioni o altro, all'improvviso. E Giacomo dice, rallegratevi, gioite. La grazia di Dio è capace di cambiare ogni cosa, anche la lettura delle difficoltà e delle afflizioni. Rallegratevi. Senza le prove, la fede non può produrre un carattere ben collaudato. Quando andavamo a scuola, non so chi ci va ancora, però ecco, i compiti che venivano a essere, i compiti in classe, i famosi compiti in classe, dove noi ci andavamo intimoriti, in realtà quella era una verifica, era una prova per capire ciò che avevamo appreso, dove bisognava ancora lavorare, dove bisognava ancora considerare le cose mancanti, colmare le lacune. E qua sembra che Giacomo sia dato, ci sono dei problemi. E quando noi avevamo dei problemi in matematica a scuola, che facevamo la prima cosa? Così ci hanno insegnato il metodo? Io copiavo. Ci dicevano di leggere bene il testo e scrivere i dati. Quali erano i dati che avevamo? Qui sembra dire, ci sono le prove, di ogni genere, ci sono svariate, questi sono i dati che avevamo, ma c'è anche la benignità di Dio. C'è anche che Dio attraverso le prove collauda, forgia il carattere di coloro che gli appartengono. Abbiamo parlato di fermezza e tenacia, stare sulla breccia, no? Segnare il passo, allineati e massicci, era una frase che dicevamo quando facevo il militare, allineati e massicci, sulla breccia, mostrando, come dire, il petto, essere virili dinanzi al nemico. Queste prove, ringraziate Dio per queste prove, perché collaudano la vostra fede, vi dicono dove si trova, qual è lo spessore della vostra fede, dove il Signore deve continuare, deve lavorare. Ma queste prove, ringraziate a Dio, perché compiono in voi l'opera sua in maniera completa. Ci sono delle virtù che crescono in virtù di queste prove. Siate allegri quando vi trovate nelle prove, perché nelle prove Dio non vi lascia soli, non vi abbandona.
l'abilità umana, il buon senso, la saggezza mondana sono insufficienti, talvolta fuorvianti nel leggere le prove, nell'affrontarle, nel vivere alla luce del Signore. E Giacomo dice: è necessario qualcos'altro, è necessario qualcos'altro. Noi abbiamo detto che è necessaria la sapienza che viene dall'alto, qualche domenica fa. Questa sapienza è un dono soprannaturale, non viene dalla terra, non è frutto di una conoscenza terrena, non è frutto di qualche alchimia di qualche uomo, no, è una sapienza che viene dall'alto, non ha a che fare con il terreno, è un dono di Dio, è un dono soprannaturale, non è prodotto dall'uomo e non risiede nell'uomo. Ciò che risiede nell'uomo, dice il proverbio, è la follia dello stolto. È la follia dello stolto. Questa sapienza che viene dall'alto, dice Giacomo, va chiesta a Dio. Se è un dono soprannaturale che non attiene alle qualità di ogni uomo e di ogni donna, questa sapienza va chiesta a Dio. Invocare Dio nelle nostre debolezze è il segreto della nostra liberazione. Va chiesta a Dio in preghiera. Anche il Signore Gesù, noi sappiamo, è stato un uomo di preghiera. Se leggiamo nei Vangeli, nei momenti culminanti della sua vita, ma tutta la sua vita è stata una vita di preghiera, quando doveva scegliere i dodici, no? Dice, salì sul monte e stette una notte in preghiera presso il Padre. La mattina seguente scese e scelse i dodici. Anche il Signore Gesù è stato in intimità con suo Padre per capire. Anche nei momenti della sua difficoltà, della sua angoscia, egli ha chiesto al Signore saggezza di vedere chiaro dinanzi a lui il progetto per cui era venuto quando era nel Getsemani. Non c'è un'altra strada. Questa sapienza che viene dall'alto non si impara sui libri. Non si impara sui libri. Giacomo indica la strada, va chiesta a Dio e va chiesta a Dio in preghiera. Ed è un grande privilegio che coloro che sono stati chiamati possono avere questo rapporto, questa intimità con Dio. Vi trovate nelle afflizioni, sono tante, poche, di ogni genere, all'improvviso vi siete trovati, in qualche modo per un attimo siete stati anche confusi, disorientati. Chiedete a Dio la sapienza per capire quelle difficoltà, quelle afflizioni, per capire quello, il piano di Dio che è dietro tutto questo. Rivolgetevi a Dio, il velo è stato squarciato. Dio vi ha fatto dono della preghiera, di vivere un rapporto in intimità con lui. Rivolgetevi a Dio, che non è come gli uomini, è un Dio che è abituato a dare, è un Dio che sa donare, un Dio che è generoso, che dona regolarmente, che dona liberamente, dona senza rinfacciare, dice Giacomo. Non abbiate paura, non abbiate timore, correte presso il Padre, correte verso Dio. Presso di Lui c'è la possibilità di ricevere la sapienza necessaria per affrontare in modo sano quella che è la dimensione della prova nel quale prima o poi voi vi verrete a trovare, non solo una volta ma forse anche più volte. Questo è quanto abbiamo detto qualche settimana fa. Stamattina vogliamo interrogarci ancora, ma come chiedere la sapienza? Perché Giacomo dice: ci sono le prove, presso Dio c'è la possibilità di ricevere la sapienza,
ma indica anche il come ricevere la sapienza. E dal verso 6 dice Giacomo: ma chiega con fede, senza star punto in dubbio. Questa sapienza che viene dall'alto, Giacomo dice, va chiesta con fede. Fede qui intesa come una forma e ferma fiducia nel Signore, va chiesta con la consapevolezza di una piena confidenza nel Signore. Analogamente a tutte le altre preghiere, anche quella per la sapienza deve essere la preghiera della fede. Gesù ha usato un linguaggio molto forte. Nel Vangelo di Marco 11:24 dice queste parole. Noi abbiamo cercato e cerchiamo in qualche modo di capire, interpretare queste parole. Nel linguaggio del Signore Gesù vuol dire noi possiamo usare, possiamo avere la piena consapevolezza a chi apparteniamo. E Gesù, rispondendo, disse loro, ai discepoli, no? Abbiate fede in Dio, abbiate piena fiducia in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti e gettati nel mare, se non dubiti in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute, voi le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro a qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che nei cieli vi perdoni i vostri falli. La preghiera della fede. Chiega con fede, con una piena, l'autore agli ebrei parla della certezza della fede, no? 11:6, qualche 10:22, abbiamo letto domenica scorsa, accostiamoci con piena certezza di fede, senza dubbio, senza star punto in dubbio, una piena certezza di fede. 11:6 di ebrei, senza la fede è impossibile piacervi. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimuneratore di tutti quelli che lo cercano. Giovanni capitolo 5 verso 14 parla di questa fede, non in Dio, di questo credere, e lo associa a questa piena confidenza che abbiamo con Dio, questa piena comunione e fiducia che è nei confronti di Dio, per la quale tutto ciò che domandiamo secondo la sua volontà, Giovanni 5,14, ci sarà fatto. Se dubiti, dice Giacomo, se dubiti nel tuo cuore, nel tuo animo, non solo ci sarà uno stato di agitazione, e qui l'immagine dell'onda del mare rende l'idea, no? Non stiamo parlando di onde alte, non è di un mare agitatissimo, no, quel leggero ondeggiare del mare, no? Del continuo però. Ecco, chi dubita non solo insinua nella sua anima, nel suo spirito, uno stato di questa agitazione, seppur leggera, ondeggiante, così come il mare. Allora, cari fratelli, mi chiedo, no? Mi facevo questa domanda. Abbiamo detto che le prove collaudano il carattere, portano del frutto, fanno crescere le virtù affinché ciascuno di noi sia completo, perfetto, di nulla mancante. Mi chiedo qual è allora lo spessore, no? Della tua fede, della mia fede. Quanto è spessa la nostra fede? E non parlo di quella fede che salva, che è un dono di Dio, e nemmeno di quella fede che ha a che fare con il corpo di tutte le dottrine, no? Che è stata trasmessa una volta ai santi, una volta per sempre ai santi, ma questa fiducia piena, espressa nello stile di vita quotidiano nei confronti del Signore.
quanto è grande lo spessore della nostra fede. Allora pensiamo, quando ci troviamo, no? Nelle varie difficoltà, pensiamo a questa onda del mare. È agitato il nostro cuore? C'è qualcosa che provoca agitazione? Qualcuno direbbe, beh, ma è umano essere agitati nelle difficoltà, è umano avere paura della morte, del dolore, delle sofferenze, tutto questo appartiene alla natura umana. In un primo momento può essere pure così, ma poi lo ragioniamo nella prospettiva del Signore, della vittoria di Cristo. Allora, qual è lo spessore della tua vita, della tua fede, della mia fede? E penso alla gestione, no, dei beni materiali che il Signore ci ha affidato. Tante volte ci sentiamo sereni, tranquilli, forse avete sentito anche questa espressione, no? Dobbiamo tenere un gruzzoletto da parte per i momenti di bisogno, e quello è la nostra pace. No, la nostra pace risiede soltanto e sempre in Dio, perché qualsiasi risorsa che potremmo avere può mancare, e quando non abbiamo nulla c'è agitazione. Talvolta chiediamo al Signore delle cose, ma pensiamo già di non riceverle affatto, no? Perché in realtà manchiamo di quella piena fiducia al Signore. Dice, no, ma non è vero, non è così. Però forse già l'ho raccontato qualche volta. Una volta mi trovai ad ascoltare una testimonianza di una donna che nel tempo di guerra, in mancanza di risorse, lei mi raccontava e diceva, sai, c'era un pezzetto di pane, tutta la famiglia, noi pregammo il Signore, tutta la famiglia fummo sfamati. Io nel cuore ho riso. E questo mi colpì. Credo effettivamente nella potenza di Dio? Lo credo a parole? Perché poi dinanzi a queste, no, ma quello è successo con il Signore Gesù, quando trasformò i pani, i pesci, e sfamarono una volta 5.000, una volta 3.000 persone. Non è la stessa potenza di Dio all'opera? Qual è lo spessore della mia fede? Della tua fede? Chiega con fede al Signore la sapienza, senza star in dubbio, ma chi sta con fede e chi prega a tale scopo per ricevere questa sapienza, questo dono soprannaturale dall'alto, non deve stare punto in dubbio. L'agitazione dell'animo mi dice quant'è lo spessore della mia fede. Qui allora potrebbe collocarsi la mia preghiera, Signore, aumentami la fede, che nasce, si rafforza dall'udire la parola di Dio. Chi dubita, dice Giacomo, insinua un'agitazione nel suo animo, una continua agitazione. Chi dubita si priva di questa pace, no, interiore, di questo riposo che nasce dalla consapevolezza che Dio non abbandonerà i suoi. Chi dubita si toglie da sé le qualifiche necessarie a ricevere le benedizioni divine. Non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore. Chi dubita è un uomo d'animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Nell'introduzione che facevamo
della lettera di Giacomo, Leonardo scriveva di queste dissociazioni, no? Che spesso caratterizzano il nostro vissuto quotidiano. Udire e mettere in pratica, fede e opere. Un uomo d'animo doppio, che in qualche modo è orientato a seguire cose diverse, all'animo a qualcosa, ma anche a qualcos'altro. È come un'onda instabile che è qua e là. La preghiera che Giacomo vi chiede, che la parola del Signore vi chiede, comporta il rivolgersi con tutta la mente a Dio. Quando si è così impegnati, non si possono prendere contemporaneamente due direzioni diverse. Non si può vivere nella doppiezza. Siamo grati al Signore per le prove svariate in cui veniamo a trovarci. La nostra fede può essere collaudata, rafforzata, e possiamo ricevere dall'alto la sapienza necessaria per affrontare e sostenere le varie prove. Signore, aumentami la fede. Che il mio cuore possa pienamente riposare nella certezza della tua potenza, nella certezza del fatto che tu assicuri la tua pace, che tu assicuri la tua potenza, che tu assicuri la tua provvidenza. Che il Signore ci dia di ripensare a questa sua parola. Preghiamo. Del tuo popolo, e nel nome del Signore Gesù Cristo.